Allora, in collegamento con noi il senatore Claudio Borghi della Lega. Buonasera, senatore. Buonasera, vedo che state occupandovi di cose molto più buone rispetto a quelle di cui io sono costretto Le piace il a tartufo? cucinare. Mi piace molto il Il tartufo, tartufo è incredibile, irresistibile praticamente, veramente irresistibile. Ma ci vada, se sta dalle parti di Roma, guardi, vicino a Subiaco, ma sa bello. cos'è? Ma sa che cos'è la fregatura? Che noi parlamentari arriviamo a Roma di solito col treno o con Senta. l'aereo, quindi significa che non abbiamo la macchina, no, per spostarci. Se avessi una macchina, andrei di corsa, ma proprio veloce. Assolutamente. Oh, allora, io proprio nei giorni scorsi ho cominciato a non reggere più la tiritera che ritorna sull'aumento dello spread. E dico, no, ma dai, ma che palle! Proprio posso dire che palle di fronte a un senatore? Muori, dillo, guarda, diciamo anche che due coglioni, basta, cioè non ce la faccio più neanch'io, ma pensavo che fosse una roba ormai seppellita. Io all'interno di una situazione così, disperata, così grave come era quella della pandemia, il fatto di avevo una consolazione e la consolazione era: oh, guarda, è un disastro, però intanto ci stiamo levando di torno certe cose che mi sembrava veramente di parlare ai muri in passato, tipo: ah, lo spread funziona perché c'è troppo debito, lo spread sale o i tassi di interesse salgono quando fai troppo deficit e così via. Anche io dicevo: guarda che meraviglia, adesso con la pandemia hanno scoperto che tu puoi fare il deficit a due cifre, il 10%, il 12%, che il debito può raddoppiare, no, senza problemi, e che basta che la banca centrale lo voglia e che i tassi di interesse vanno sotto zero e che lo spread non c'è più. A quel punto uno dice: vabbè, ma allora l'avrai capito che il valore dello spread dipende esclusivamente dalla banca centrale, no? E invece basta un governo di centrodestra e siamo ritornati a che lo spread è colpa del deficit, è colpa di quello che dice Borghi, è colpa che dice la Meloni e così via. Ma basta, non ce la faccio più. No, veramente, tra l'altro, appunto, ricordiamo che i tassi di interesse dei titoli di Stato sono aumentati perché la BCE ha aumentato i tassi, quindi anche i titoli di Stato tedeschi costano tanto, no? Quindi non. Cioè, basterebbe invertire questa tendenza e tutto tornerebbe più o meno Sì, nella ma norma. soprattutto, Monina, aspetta, spengo un attimo qua i sensori della macchina, perché ogni volta che arriva un motorino di fianco poi sembra che arrivi un missile. No, la questione è banale, no? E risale a cos'è la natura del debito pubblico, cosa che la gente ancora forse non l'ha capita. Il debito pubblico è il risparmio privato, significa che lo Stato potrebbe tranquillamente decidere di emettere solo moneta, perché lo Stato emette il debito e lo Stato emette anche la moneta, quindi potrebbe scegliere lui, no, che cosa fare. Allora, supponiamo che noi abbiamo uno Stato che decide di emettere solo moneta. Se emette solo moneta, significa che la gente, avendo solo la moneta, in caso di inflazione, com'è la situazione attuale, si troverebbe in una situazione sgradevole, cioè vale a dire che a fine anno i risparmi che ogni famiglia dovrebbe avere a causa dell'inflazione valgono di meno. Allora lo Stato fornisce ai cittadini come servizio il titolo di Stato, tale per cui tu gli dai dei soldi allo Stato che non ne avrebbe bisogno in condizioni normali, Dio buono, perché li stampa lui in condizioni normali. Cioè non è che lo Stato ha bisogno di una cosa che può stampare lui, capite cos'è che vi hanno fatto credere, no, in passato? No, lo Stato dà un servizio ai cittadini, gli dice: guarda cittadino, tu è buona cosa che tu abbia dei risparmi, c'è l'inflazione e quindi io ti aiuto a proteggere i tuoi risparmi dall'inflazione e ti do queste cose che si chiamano titoli di Stato, tu ci metti il tuo risparmio dentro. Io prendo i soldi che tu avevi in questo momento nel materasso e cose di questo tipo e ti do un tasso di interesse che ti aiuta a mantenere il valore del tuo risparmio. Se l'inflazione è il 5% e il tasso di interesse è il 5%, alla fine del periodo nessuno ci ha guadagnato niente. Non ci ha guadagnato il cittadino,
perché i suoi risparmi sono ridotti di valore del 5%, ma ha incassato il 5% di interesse. Non ci ha rimesso lo Stato perché i suoi debiti si sono ridotti del 5%, ma ha pagato il 5% di interesse. Quindi in condizioni normali è la cosa più normale del mondo, eppure ci hanno creato su una cosa morale, il fardello delle nuove generazioni e così via, e noi sì, tra ancora l'altro ci sono due tweet uno dietro l'altro. Possiamo vedere quello prima che abbiamo mandato in onda in televisione precedentemente, che era un po' in forma più elegante, ecco questo qua del che palle dello spread detto da me. Insomma, non c'è nemmeno tanta fantasia, basta un governo del centrodestra e ricompaiono tutte le cretinate su debito, spread, finanza pubblica che sembravano essere state seppellite dalla pandemia e dai suoi deficit a doppia cifra con tassi negativi e spread azzerato dalla BCE. Non mi ricordo se prima o dopo, ma insomma quasi contemporaneamente, c'era anche l'osservazione del successo dell'emissione del BTP valore, no? che è rapportato all'inflazione, a una cedola, insomma è una forma un po' diversa di titolo di Stato, che ha avuto un grande successo, quello che diceva il senatore, cioè c'è un risparmio privato che se si dà una direzione in un certo modo diventa, in qualche modo viene a riempire anche il debito pubblico. Oggi con il BTP valore si dimostra che non abbiamo bisogno di nessuno. BTP valore, partenza col botto, cedola minima 4,10%, premio fedeltà, eccetera eccetera. Insomma, vuol dire che insomma non siamo così messi male, no? Volendo ce la possiamo fare. Certo che non siamo messi male, ma perché gli italiani, viva Dio, hanno un grande risparmio. Ci sarà un motivo per cui Libia il debito pubblico è zero eppure i barconi vengono da noi? Cioè, se no, altrimenti, se fosse veramente sto fardello, ci dovrebbe essere i barconi di italiani, no, che scappano dal nostro debito pubblico per andare in Tunisia o in Libia, dove il debito pubblico non c'è. Ma scusate, il BTP valore, no, giusto per dare un'idea, è un titolo a tasso fisso, non è indicizzato l'inflazione, okay. Comunque è un titolo a cedola crescente, comincia col 4,10 e poi dopo va a salire, no? In qualche modo, però, insomma, di fatto è simile a un BTP, no? Diciamo così, no? Però già capite che rispetto allo zero che vi dà un conto corrente, motivo per cui abbiamo deciso di tassare le banche, avere il 4% è tanta roba, no? Se uno ha dei risparmi è veramente un peccato, no, che se li faccia mangiare. Invece col 4% insomma qualcosa porta a casa. Se i tassi fossero a zero, erano negativi come erano negli anni scorsi, ma è ovvio che dipendeva solo dalla banca centrale chi li comprava, ma vi sembra che una famiglia, certo, o un privato poteva andare a comprare un titolo a tasso di interesse negativo? Okay. Cioè io pagavo lo Stato per prendersi i miei soldi? No. Adesso che invece c'è l'inflazione, non dobbiamo più dipendere dalla banca centrale, perché i cittadini che hanno i soldi in banca piuttosto che sotto il materasso, piuttosto nella cassetta di sicurezza, in presenza di un pochettino di inflazione, sono più che felici di comprare i BTP o i titoli di Stato, perché così facendo ottengono un ritorno importante anche di denarini. Cioè ho 100.000 euro di risparmi, no? Supponiamo, benissimo. Allora è evidente che se io li metto nel BTP valore prenderò 4.500 euro, no? All'anno, che insomma sono quasi 400 euro al mese, certo. Una specie di mini reddito di cittadinanza, non voglio dire. Viceversa, se lascio lì a far niente, alla fine perderò circa 5.000 euro di valore reale. Noi possiamo davvero fare da soli. Come giusto nel salutare il senatore Borghi, no, a questo si aggiungono dei discorsi quasi moralisticheggianti, un po' moralisti, no? Cioè dice, vedi, c'è un governo di centrodestra e lo spread torna a salire. A parte che non è vero, perché l'anno scorso con il governo Draghi era pure di più, ha raggiunto dei limiti molto superiori. Ma poi appunto sono validi tutti i discorsi fatti
in precedenza. È chiaro che, insomma, addirittura arrivare a parlare di governo tecnico, perché questo non ce la fa, veramente è una cosa che non. Allora aboliamole del tutto le Mettiamoci elezioni. Monti, dai, su, che va Sì, bene, che gli aboliamo le italiani non vedono elezioni. l'ora. Sì, no, le leggi dello Stato le stabilisce la magistratura e poi l'economia, la fanno i tecnici, così almeno La siamo. faccio più io, Molinari, io per carità, cioè, sai benissimo che qualcuno mi considera forse un po' eccessivamente sbrigativo con le maniere, però ci sono delle volte dove bisognerebbe veramente così menare un po' le mani In perché senso altrimenti è figurato, in difficile. senso Sì, figurato. in senso legislativo, mettiamola così, perché sennò altrimenti rischiano di approfittarsi. Senatore, grazie Borghi, grazie senatore, buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie senatore Borghi.